Siamo allo spazio che la TGR dedica alla sicurezza sul lavoro. 10 morti nei cantieri edili in Sicilia l'anno scorso, oltre 1 migliaio gli infortuni, lo rivelano i dati dell'INAIL. Raffaella Cosentino. Scene tragiche come questa si sono ripetute per 10 volte in Sicilia nel 2017. 10 vite spezzate nei cantieri edili mentre stavano lavorando, padri di famiglia o giovani lavoratori che non sono tornati a casa a fine turno, come Valerio, 56 anni e padre di 4 figli, caduto da un'impalcatura mentre stava ristrutturando un condominio a Isola delle Femmine alle porte di Palermo nel 2017. Ancora più alto il numero di morti bianche nel settore delle costruzioni l'anno prima. Sono state 13. Sono 1.500 gli infortuni nel settore delle costruzioni denunciate ogni anno in Sicilia, più di 60 nel solo mese di dicembre 2017, secondo i dati ufficiali dell'INAIL. Per questo è necessario un mix di interventi. Più controlli, controlli mirati, riunione delle forze in campo, prevenzione, sensibilizzazione. Cultura della prevenzione e della sicurezza. L'isola è tra le più colpite dal fenomeno, secondo il sindacato di categoria Fillea CGL, che sottolinea un dato. Mentre calano le ore di lavoro per la crisi del settore, aumentano gli infortuni.